Salve a tutti, nel blog di oggi su Tag Medicina abbiamo parlato di un argomento molto interessante, l'utilizzo dei fattori di crescita per riattivare la funzione di un testicolo che ha sofferto. In questo caso, nello studio che riportiamo, si trattava di testicoli sofferenti legati a una torsione indotta, parliamo chiaramente di esperimenti sulle cavie, e un testicolo torto, così si chiama, cosa che può avvenire anche nell'uomo, chiaramente, se non trattato immediatamente, porta a una sofferenza vascolare dell'organo, una sorta di infarto del testicolo, annullando le sue funzioni principali. Il testicolo essenzialmente produce testosterone e spermatozoi, per cui andremo ad annullare, non trattando un testicolo torto, le sue funzioni. In questo studio molto interessante, si sono chiaramente utilizzati due gruppi, come al solito, un gruppo di cavie sofferenti da un punto di vista di funzione testicolare e un gruppo di cavie di controllo. Molto interessante perché l'utilizzo dei fattori di crescita che sappiamo avere questa potenzialità di tendere a far rigenerare i tessuti, quindi una proliferazione a livello biologico, si utilizzano ormai moltissimo in medicina. Precursori ne sono stati gli ortopedici, i chirurghi plastici, anche noi in andrologia li utilizziamo ultimamente nel trattamento della disfunzione erettile su base vascolare con risultati interessanti, non ancora del tutto codificati, ma sicuramente promettenti, anche nella induratio penisplastica, quella patologia dove si creano delle placche sul pene che inducono poi una curvatura. Allora, è interessante utilizzare i fattori di crescita anche in un testicolo sofferente, in un tessuto testicolare che ha subito un grosso danno vascolare. Lo studio che riportiamo sul nostro blog di Tag Medicina è interessantissimo, che dimostra quanto i testicoli sofferenti trattati con fattori di crescita a distanza di un mese avevano recuperato di molto l'attività. Essenzialmente le due attività, la spermatogenesi, ossia la produzione di spermatozoi, e la steroidogenesi, ossia l'attività nel produrre testosterone. Questo è stato poi documentato anche a livello istologico con una documentazione di una ricostruzione tessutale. Interessante, chiaramente il pensiero dove va non solo al trattamento sporadico di sofferenze da testicolo testicolare, ma forse la possibilità un giorno di attivare, di migliorare l'attività di un testicolo ipovalido, ipofunzionante, piuttosto che con terapie sostitutive ormonali e con il consiglio di eseguire fecondazioni assistite, tentare di riattivare un testicolo che funziona poco con i fattori di crescita. Ecco, quindi l'interesse di questo articolo non è tanto fermo al fatto che 16 topi hanno riattivato la loro funzione testicolare, né tantomeno come unico obiettivo dedicarla al testicolo torto, evento comunque raro e che non giustifica questo impegno, però potrebbe essere una finestra terapeutica nei confronti dell'uomo ipogonadico. Con questo vi saluto, vi auguro buona lettura e ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti.